Bentrovati, gentili telespettatori, nuovo appuntamento con l'informazione. Fare chiarezza nell'amministrazione della fabbrica di San Pietro è quanto richiesto dal Papa al Nunzio Mario Giordana, nominato commissario straordinario dell'Ente Vaticano. A seguito della recente promulgazione del motu proprio sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, informa un comunicato della Sala Stampa Vaticana, il Santo Padre ha nominato ieri commissario straordinario per la fabbrica di San Pietro il Nunzio Apostolico Monsignor Mario Giordana, affidandogli l'incarico di aggiornare gli statuti, fare chiarezza sull'amministrazione e riorganizzare gli uffici amministrativo e tecnico della fabbrica. In questo delicato compito il commissario sarà coadiuvato da una commissione. Tale scelta, prosegue il comunicato, segue anche una segnalazione proveniente dagli uffici del Revisore Generale che ha portato questa mattina all'acquisizione di documenti e apparati elettronici presso gli uffici tecnico e amministrativo della fabbrica di San Pietro. Quest'ultima operazione, si legge nel testo, è stata autorizzata con decreto del promotore di giustizia del Tribunale Giampiero Milano e dell'aggiunto Alessandro Diddi, previa informativa alla Segreteria di Stato. L'operazione sembra avvalorare il nuovo corso all'interno delle mura leonine, voluto anche e soprattutto dal Papa di sottoporre a verificare le diverse amministrazioni dello Stato. E del resto il riferimento alla segnalazione da parte degli uffici del Revisore Generale, contenuto nella nota diffusa ai giornalisti, va proprio nella direzione indicata. Fare trasparenza su tutto, appalti e contratti prima di ogni altra cosa ed eliminare così eventuali zone grigie. E veniamo adesso al convegno di Cavaldoli. Proseguiamo il nostro approfondimento. Oggi vi proponiamo la riflessione di Don Roberto Tagliaferri, docente di teologia presso l'Istituto Santa Giustina di Padova. Intanto bisogna dire che i monaci hanno avuto il tempismo di cogliere l'attimo, come se fosse un segno dei tempi, questa pandemia che può essere anche un'occasione per la Chiesa. Certamente la Chiesa ha avuto le sue difficoltà perché non si era mai dato che una Chiesa rimanesse chiusa. Mi sono chiesto in questo tempo cosa avrebbero detto i martiri di Abitene che dissero al governatore: uccidici pure perché noi non possiamo vivere senza il giorno del Signore in una situazione come la nostra. Viene in mente la parola di Gesù: non di solo pane vive l'uomo, però noi abbiamo lasciato aperti i supermercati, ma abbiamo chiuso le chiese. Come dire che la fede e la religione conta poco alla fine. Prima se vogliamo, c'è la salute, come si dice popolarmente, poi tutto il resto. La Chiesa si deve interrogare su questo perché vive ormai una crisi che dura da diversi secoli. Cioè, si parla oggi di postmodernità, ma anche di post-cristianesimo, e questa è una domanda seria. Cioè, post-cristianesimo vuol dire che si fa anche senza. E credo che uno dei grandi interpreti datati, ma che hanno avuto una lucidità quasi profetica, mi riferisco a Friedrich Nietzsche, quando in fondo dice: Dio è morto, il problema è che con che cosa lo sostituiamo. È vero che il problema c'è anche per il mondo laico, con che cosa lo sostituiamo. Ma il problema è che Dio è morto. E nella coscienza di tante persone questo costituisce ormai un non problema. Il fatto religioso è un non problema. Allora la Chiesa si deve interrogare seriamente. Il Concilio Vaticano II, quando si è reso conto di come stava un po' la situazione, ha proposto un metodo che è un metodo pastorale. E la pastoralità vuol dire tenere non solamente il criterio interno per le nostre analisi, ma anche il criterio esterno. Nel criterio esterno vuol dire che io devo avere quasi l'empatia nei confronti dell'altro che mi contesta. Devo prendere seriamente l'altro che mi contesta. Ora, questa cosa è difficile per noi, perché partiamo da un presupposto che è la credenza nostra, che noi siamo la verità. Continuiamo a dire Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù Cristo. In questo convegno è risuonato molte volte che il problema è un po' della Chiesa, vale a dire la sua vicenda storica è controversa, lo sappiamo.
tanti punti importanti, ma anche tanti peccati, come ha detto Giovanni Paolo II alla fine del secondo millennio. Il tema che oggi diventa difficile da dipanare è che la crisi, proprio come diceva Nietzsche, riguarda non solamente come la Chiesa ha interpretato il messaggio di Gesù Cristo, ma è attinente allo stesso messaggio di Gesù Cristo. Nel suo volume L'Anticristo rimprovera i cristiani di essere animali d'armento, cioè gente che non ha il coraggio di vivere. Se noi guardiamo anche i dati sociologici, anche della nostra gioventù, Pagnoncelli ha fatto recentemente un sondaggio che è poco rassicurante, perché fra 10 anni nessuno ha la domanda religiosa, e la domanda religiosa cristiana soprattutto, ci rendiamo conto che quello che noi diamo sempre per scontato è invece messo in discussione. Cioè, molte persone sono critiche addirittura sul messaggio di Gesù Cristo. Noi lo diamo per scontato che sia la via, la verità e la vita, ma per molte persone non è così. In fondo, se ci pensiamo, se teniamo il criterio esterno per verificare anche la nostra fede, ci rendiamo conto che siamo evoluti in tutto. In tutto. E però il riferimento assoluto è in fondo a una dottrina che ha 2000 anni, regge la prova del tempo, almeno dovremmo chiedercelo. Da domani, 1° luglio, le aziende private e i singoli cittadini che vorranno eseguire test sierologici in Toscana lo faranno a pagamento presso i laboratori di loro scelta. Questo riguarderà anche quelle categorie che precedentemente potevano accedere gratuitamente ai test sierologici, ma che a oggi non l'hanno ancora effettuato. In sostanza, si interrompe la convenzione con i laboratori privati perché finiti i test sierologici preventivati dalle ordinanze emesse in piena emergenza Covid. E si continuerà a garantire screening gratuiti in ambito sanitario e a settembre al personale delle scuole e delle università in tutto il territorio toscano. Nello specifico, i test sierologici continueranno a essere garantiti gratuitamente a carico del sistema sanitario regionale, nelle strutture sanitarie e soprattutto in quelle socio-sanitarie. Così come sarà sottoposto a screening gratuito il personale scolastico e universitario ad avvio delle attività didattiche a settembre. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato un'ordinanza con cui è stato interdetto al pubblico l'accesso al tombamento del torrente Castro, individuato in entrata su Largo Inigo Campioni e in uscita su Via Carlo Alberto dalla Chiesa. Il provvedimento, che ha decorrenza immediata fino a nuova ordinanza di revoca, si è reso necessario dopo la nota del Dipartimento di Prevenzione di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL e dopo le prime misure di prevenzione e di contenimento dell'infezione rabida da Lissavirus, messe a punto dal neocostituito gruppo di lavoro. In tale contesto, e per scongiurare il rischio di esposizione delle persone derivante dal contatto con animali domestici e selvatici potenzialmente infetti, è stato ritenuto indispensabile interdire l'accesso al tombamento del torrente Castro. Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo, dopo essere stato iscritto nella consulta delle pari opportunità, entra ufficialmente anche quale membro della consulta comunale dello sport del Comune di Arezzo. Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Arezzo entra nella consulta per le pari opportunità e nella consulta dello sport del Comune di Arezzo. Innanzitutto, che cosa significa questo risultato? Ma è un risultato intanto di due valenze: uno storico, perché è la prima volta che il Centro Sportivo Italiano è in un ente, è in una consulta, quindi quella delle pari opportunità e quella dello sport, e questo è il primo risultato. Il secondo risultato è che sicuramente a questo punto possiamo avere anche e dire la nostra, quello che può essere in un contesto cittadino, quello che va dal sociale veramente allo sport, come da anni cerchiamo di fare il nostro comitato, cercheremo di farlo anche in queste due consulte. Che cosa significa, diciamo, essere in queste consulte e anche come sono andati i primi incontri?
Allora, nella consulta delle pari opportunità, ovviamente la rappresentanza del Centro Sportivo Italiano in questa prima era quella conoscitiva, perché si è instaurata la seduta, si è instaurata la consulta e quindi di conseguenza ci siamo un pochino presentati fra associazioni. Le tematiche ovviamente ad oggi hanno percorso un po' quello che era il Covid e il post-Covid, quindi giusto un inizio di conoscenza anche fra le varie realtà. Quella del pomeriggio invece, che si è sempre tenuta nella giornata di venerdì scorso, è stata la consulta dello sport. Lì abbiamo presentato quelle che erano le linee guida che noi più volte durante il Covid abbiamo cercato di mettere all'attenzione delle istituzioni comunali e regionali. Abbiamo trovato ovviamente una presenza all'interno della consulta mista, varia e variegata, questo è il termine più giusto, dove noi abbiamo cercato di proporre quelle che erano le nostre iniziative. Ovviamente all'interno di queste consulte siamo tanti, quando siamo tanti non è semplice far passare un messaggio, però il nostro non è un ordine di indirizzo governativo, è soltanto un'idea per migliorare lo sport a livello comunale, perché ha tanto da ricostruire, ha tanto da rifondare su quelli che sono gli aspetti base, la formazione. La formazione che molti enti, molte associazioni mettono ad oggi non in primo posto. Ecco, noi ci abbiamo cercato sempre di più di formare i nostri ragazzi per quanto riguarda i campi estivi, ma non solo, anche il ruolo degli istruttori tecnici nelle proprie ASD, quindi associazioni sportive dilettantiste. Ecco, su questo abbiamo trovato un pochino di difficoltà, però sicuramente siamo lì per esserci, ma per farci sentire, non per essere un numero. Sul tema della formazione in particolare, qual è stato l'impegno del Centro Sportivo Italiano e ci sono novità da questo punto di vista anche a livello toscano? Allora, assolutamente sì, la prima novità, il primo risultato è stato quello del corso Covid, il corso Covid che noi abbiamo fatto per tutti gli animatori dei campi estivi, ma non solo, poi abbiamo avuto insegnanti, abbiamo avuto cooperative che hanno voluto sposare l'iniziativa per formarsi, ha contenuto 200 nominativi che si sono registrati, hanno fatto il corso e hanno superato il test finale. E questo è già un successo, perché 200 persone che si sono formate è un valore assoluto che dai anche alla società che vanno poi ad operare. L'altro aspetto invece è il corso regionale di formazione degli educatori campi estivi, e lì come rappresentanza retina abbiamo avuto 4 ragazzi che hanno composto un novero di 70 ragazzi a livello regionale, che hanno formato, ecco, diciamo, queste scuole di formazione, e sono arrivati proprio nella giornata di ieri gli esami, quindi i risultati finali di queste ragazze, meno male, sono positivi e quindi danno la possibilità di avere nei centri estivi dei ragazzi formati e qualificati per quello che è il nostro piano organizzativo. Ripeto, noi la formazione l'abbiamo messa al primo piano già dal 9 di febbraio scorso, abbiamo cercato di portarla avanti, ad oggi vediamo un po' di risultati, i numeri e le persone che comunque costantemente si informano per sapere se ci sono altri corsi di formazione o allo stesso tempo abilitazioni per il loro contesto sportivo o associativo. Ecco, dal punto di vista proprio dei numeri, dei dati, come stanno andando anche le affiliazioni e se ci sono novità anche da questo punto di vista? Allora, i numeri sono un pochino tutto, non nelle associazioni e nelle realtà territoriali. Noi abbiamo ad oggi 72 società affiliate, l'anno scorso abbiamo fatto 68 al 31 agosto, quindi già ad oggi ne abbiamo 72 ed è un risultato storico, perché abbiamo già migliorato il record dell'anno scorso, e sui tesserati siamo ad un ottimo risultato che è 7.000. Vedendo un po' la stagione del Covid che ci ha falcidiato la parte centrale della nostra attività sportiva, ma comunque anche tutta la parte estiva, per noi siamo comunque dei risultati importanti. La cosa più importante di questi numeri sono gli oratori che si sono affiliati a noi. Sono sempre un numero crescente, l'ultimo per esempio è quello di Fogliano, il penultimo è quello di Gricignano, quindi gli oratori si affiliano, gli oratori credono nel progetto associativo di rete e soprattutto credono in quello che è l'idea di portare il giovane all'interno della propria associazione, all'interno del proprio oratorio, con un ruolo primario, che è quello di fare, ripeto, rete, ma rifare anche il giusto percorso anche di crescita nel proprio centro parrocchiale o proprio centro oratoriale. Adesso una notizia che probabilmente farà felici molti, visto il caldo torrido di questi giorni. Prendono il via venerdì 3 luglio i servizi Marebus di TM, rispettivamente in partenza da Siena, Arezzo e Chianciano Terme, verso le località balneari della costa tirrenica, Follonica, Piombino Porto, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Nel rispetto delle norme vigenti in termini di distanziamento sanitario a bordo, i servizi saranno accessibili solo su prenotazione, con numero massimo predeterminato di passeggeri a bordo. La prenotazione potrà avvenire telefonicamente o via web tramite il sito www.tmspa.it o con l'app TM Mobile 2.0, che è scaricabile gratuitamente sia per telefoni Android che iOS. Fermano i lavori all'oratorio di San Leo per l'organizzazione dell'estate ragazzi 2020. È l'approfondimento del nostro focus di oggi. Grazie per l'attenzione e buona visione.
Ci troviamo all'oratorio di San Leo che si sta preparando per l'estate ragazzi 2020, un'estate ragazzi che ovviamente sarà particolare quest'anno vista l'emergenza Covid-19. Siamo con Don Michael Gorski. Innanzitutto le presentazioni un po', anche perché voi siete ormai da alcuni anni qui all'oratorio Don Bosco come padri pallottini, come sta andando? Come sta andando? Allora, storia dell'oratorio di San Leo va oltre 20 anni, e tutto che bello si trova qui, hanno cominciato i salesiani, quindi noi pallottini solo non vogliamo distruggere e continuare quella bella opera. Con tutta la storia con Covid, io devo confessare che quando hanno chiuso le scuole, hanno vietato fare diverse attività, anche noi dovevamo chiudere la nostra struttura. E poi piano piano sono passati giorni, settimane, e io ho perso la speranza di poter organizzare campo estivo quest'anno. E poi, come lo sappiamo, Comune ha chiesto l'aiuto di diverse strutture di aiutare ai genitori. Quindi i miei cari animatori, pieni di entusiasmo e ottimismo con la domanda «Ma volete fare quest'anno campo estivo?», semplicemente hanno risposto «Sì, Don, certo, come no?». Quindi ci stiamo preparando. Purtroppo tutto è in fretta, per questo motivo noi partiamo con l'aiuto del Signore 6 luglio, non prima. Non ce la facciamo. Vogliamo organizzare 4 settimane, possiamo accogliere 40 ragazzi, abbiamo fatto prima settimana delle iscrizioni, abbiamo iscritto per ora 16 ragazzi, quindi ancora ci sono i posti. E anche possiamo accogliere quelli un pochettino più grandi, cioè dopo la seconda media. La nostra struttura è fantastica, bella, grande, quindi noi siamo certi che tutte le regole di sicurezza, salute, eccetera, verranno mantenute tranquillamente con la nostra struttura. Avremo 4 gruppi accompagnati dai propri animatori, ogni gruppo avrà proprio spazio, quindi tutto come ci chiede di organizzare il comune. E poi per me, come un prete pallottino, cioè dalla Società Apostolato Cattolico, nata da San Vincenzo Pallotti, un prete romano, nei 1800, e siamo qui da 3 anni, e per me è il terzo anno di quando sto dietro il campo estivo. Una nuova esperienza bellissima, ogni anno un po' diversa, indipendentemente da me. È una bella esperienza anche per me, devo dire. Molto difficile, ma bella. Qual è, anche per chi non la conoscesse, se si può dire qualche parola anche sul carisma dei pallottini? Tanti miei confratelli ripetono qui in Italia che Don Vincenzo Pallotti è più conosciuto nel tutto il mondo, a parte sua patria, Italia. Lui ha sopravvissuto tutta la sua vita a Roma. È un prete famosissimo. Quando alla fine è morto, ci sono i documenti, le testimonianze, tutta Roma è venuta al funerale di Don Vincenzo. E lui aveva il soprannome Apostolo di Roma, proprio come San Filippo Neri, quello che ha fondato, ha ispirato tutti di lavorare con i ragazzi e gli oratori. Una bella cosa. E il nostro carisma è semplicemente, la nostra specialità è collaborazione, anzitutto con i laici, cioè mostrare ai laici che anche loro, soprattutto loro, sono responsabili per la Chiesa, e non tutto devono fare i don, i preti, ma i laici. La Chiesa è la nostra casa e tutti siamo responsabili. Brevemente il nostro carisma. Ecco, anche che cosa vi aspettate un po' da questi campi estivi? Il fatto che comunque rappresentano in un momento come questo
un'opportunità grande anche per i ragazzi che sono stati in questo periodo chiusi in casa e quindi ora hanno la possibilità di rivivere per la prima volta un momento di aggregazione per quanto distanziati. Allora, da sempre campo estivo nostro era un mix dell'attività sportive fuori con i momenti della preghiera e i momenti della formazione, cioè brevi incontri, breve catechesi, un incontro diciamo formativo con i ragazzi per conoscersi meglio, per parlare un po' delle cose che sono importanti. Noi aspettiamo sempre con campo estivo di rubare un po' di cuore dei ragazzi e così loro potranno tornare qui. E così almeno metà dei ragazzi sempre, anno dopo anno, sono quelli che hanno esperienza di questo posto e gli è piaciuto stare qui. Quindi un po' sono innamorati. E noi lottiamo sempre di non solo averli l'anno prossimo per campo estivo, ma averli qui durante l'anno scolastico e così continuare con loro i giochi, ma soprattutto la formazione per poter avere futuri animatori. Così funziona. Voi peraltro siete anche affiliati con il Centro Sportivo Italiano e quindi anche un'opportunità in più anche di formazione e di esperienza per proporre diciamo attività anche sportive. Visto che io ieri ho compiuto 5 anni in Italia, proprio per la festa Santi Apostoli Pietro e Paolo, anche il fatto della nostra collaborazione, affiliazione con CSI è una cosa che io piano piano sto imparando cosa può portare collaborazione con CSI alla nostra struttura. Già durante l'anno abbiamo campionato calcio a 5 con i ragazzi, quest'anno lo sappiamo bene, tutto fermo, ma cerchiamo anche di coinvolgere le ragazze per fare lo sport. Si parla come smuovere. I ragazzi in questi tempi sono impegnati, fanno diverse attività, quindi anche all'oratorio bisogna offrire un'attività a una certa a un certo livello per far vedere agli altri che anche qui si lavora bene i ragazzi possono imparare qualcosa di importante per la loro vita. Marta, quali sono le attività che proporrete, che avete pensato per questa estate ragazzi 2020? Allora, la nostra giornata cercherà di ricalcare l'organizzazione che da decenni sembra funzionare in modo ottimo, naturalmente con le accortezze che sono necessarie per fronteggiare il Covid. Quindi pensiamo di organizzare la giornata con il solito momento dell'accoglienza e poi per sfruttare il bel tempo fuori ma senza subire troppo il caldo le attività all'esterno che la nostra struttura ci permette di realizzare in sicurezza e potendoci divertire ampiamente. Poi seguiranno dei momenti di laboratorio, sempre divisi nei gruppi assegnati per evitare appunto i contatti, per scongiurare i contatti pericolosi, e queste attività di laboratorio saranno varie, le stiamo ancora organizzando, ma sicuramente saranno di tipo ricreativo come la pittura, la musica, il teatro, eccetera. Poi i momenti della merenda e successivamente i compiti che ai bambini, soprattutto gli elementari, fanno sempre piacere. Il momento di formazione che il nostro Don ci ha insegnato a portare avanti ogni anno, anche in queste situazioni di emergenza, e proprio attraverso quel piccolo momento di formazione insieme speriamo di recuperare quella vicinanza tra animatore e ragazzo che forse quest'anno, pur nelle difficoltà, riusciremo a far nascere di nuovo, a rubare il cuore, come ha detto Don Michele. Poi il pranzo che riusciremo a organizzare con il comune, sempre nelle disposizioni di sicurezza, e la giornata si concluderà nel primo pomeriggio dalle 1:30 fino alle 2:30, quando organizzeremo l'uscita. Per te che cosa significa fare l'animatrice, stare con questi ragazzi? È ormai un servizio diciamo che porti avanti anche, che hai portato avanti anche negli anni passati. Chiaramente quest'anno sarà più particolare, ma come ricordava Don Michel, diciamo avete subito risposto entusiasti di fronte alla proposta.
Essere animatrice è stata un'esperienza che mi ha sconvolto la vita nei tempi di normalità da anni ormai e mi ha fatto innamorare sempre di più. E proprio questo legame che siamo riusciti a creare tra noi animatori, tra i donne che ci hanno sempre sostenuto negli anni e ci hanno accompagnato in percorsi di crescita spirituale e di crescita anche personale, perché animatori è questo, anche in quest'anno, grazie a quel legame, grazie a quel fuoco che abbiamo dentro, riusciremo a fare un buon lavoro e speriamo di stare accanto ai ragazzi, speriamo di farli innamorare di questa realtà, di questo ambiente e di poterli quindi rivedere presto anche in situazioni speriamo migliori.